Salve a tutti e benvenuti o bentornati sul mio canale. Eccomi qua in un nuovo video dove mi mostro di persona, perché in questo video andremo a realizzare una pulizia del viso, che però non è una pulizia del viso completa. Andremo ad agire soltanto su tutti questi brufoletti che sono una conseguenza delle mascherine. So che tante di voi come me in questo periodo state soffrendo tantissimo. Prima di cominciare io vado a mostrarvi tutti i prodotti che andrò ad utilizzare. Allora, da premettere che tutti questi prodotti che andrò ad utilizzare sono prodotti che io acquisto da un fornitore più o meno vicino a casa mia. Allora ragazze, per questo trattamento, cosa importantissima, bisogna legare bene bene i capelli. Se è il caso, magari potete anche applicare una fascia in modo tale che li tenete ben tirati e siete sicure che i capelli non vadano poi ad appiccicarsi sulla maschera o sullo scrub e tutto il resto, che tutti i prodotti che andremo ad utilizzare. Allora, adesso vi faccio vedere i prodotti uno ad uno. Per prima cosa, ovviamente, bisogna munirsi di un asciugamano, di una ciotolina con delle spugnette all'interno e acqua tiepida. Io ho le mie spugnette personali. Allora, per prima cosa ci serve il latte detergente, e io utilizzo questo qui di questa marca Verel, che ho acquistato appunto sempre da questo fornitore. E della stessa marca ho il latte detergente e anche il tonico. Eccolo qui, questo qui è il tonico. Dato che dobbiamo agire su tutti questi su quest'acne, vado ad utilizzare una maschera un fango per il viso. Io ho questa qui della Mu, che acquistai un po' di tempo fa dal fornitore della Mu, però in pratica è argilla, ragazzi, vedete? Io ho questa qui, appunto, vi dicevo, che ho acquistato un po' di tempo fa dal fornitore della Mu. Però tranquillamente voi potete trovare una maschera all'argilla da qualsiasi fornitore. Poi magari potete acquistare l'argilla in polvere in farmacia e la diluite voi. Uno scrub per il viso, che è di questa marca qui, Bionel, vedete, scrub viso. E sempre di questa marca qui, uguale anche la crema idratante che andremo ad applicare a fine trattamento. Io non sono truccata, ho soltanto un po' di rossetto e ho truccato soltanto gli occhi, quindi il mio viso è pulitissimo. Quindi se nel caso siete truccate, bisogna struccarsi prima per bene. E poi, come primo step, andiamo ad applicare il nostro latte detergente. Mettiamo una piccola quantità di prodotto e cominciamo ad applicarlo bene bene su tutto il viso, ovviamente facendo sempre attenzione al contorno occhi, e scendete tranquillamente anche sul collo. Una volta che il latte detergente si è assorbito bene sul nostro viso, andiamo con una spugnetta leggermente umida e andiamo a toglierci il latte detergente dal viso, appunto. In questo modo, se ci sono anche residui di trucco, andranno via. A questo punto qui andiamo a tamponare con un asciugamano. Mi raccomando, tamponare e non strofinare. Il secondo step è andare con lo scrub ad eliminare tutte le cellule morte e tutti i residui di magari, non so, pelle secca eccetera dal viso. Quindi vado a prendere lo scrub. Ovviamente voi, se questi prodotti li utilizzate anche su clienti, vi consiglio di prendere il prodotto con un bastoncino di legno, in modo tale che non toccate con le dita direttamente all'interno. Questi prodotti qui che sto utilizzando sono miei personali, quindi io vado direttamente con le dita. Prendo una quantità di scrub, me la passo sulle dita e comincio a fare questo movimento rotatorio su tutto il viso.
Ecco qui, a questo punto ritorniamo con le spugnette leggermente inumidite, andiamo poi a tamponare e ad eliminare i residui di scrub dal nostro viso. Poi successivamente tamponiamo con un asciugamano. Anche questo mi raccomando, ragazze, se andate a fare questo trattamento su clienti, ovviamente o utilizzate asciugamani a parte e dopo le lavate per bene e disinfettate bene bene, oppure andate ad utilizzare asciugamani di carta. Adesso passiamo al terzo step. Il terzo step è quello un po' più noioso. Ed è quello dell'applicazione della nostra maschera all'argilla. Allora, solitamente a questo punto qui in una pulizia del viso classica va applicato il vapore e successivamente va effettuata la premitura per eliminare punti neri, eccetera. Io di punti neri fortunatamente non ne ho, quindi la pulizia del viso classica e completa la vado ad effettuare una volta ogni tanto. Mentre invece questo trattamento qui io vado ad effettuarlo una volta a settimana e devo dire che sono migliorata tantissimo. Se vedete questi brufoletti qui rossi che sono ancora freschi è perché la settimana scorsa sono andata a rimettere la mascherina chirurgica. Solitamente io vado ad utilizzare la mascherina di cotone e poi sopra quella lì chirurgica, però la settimana scorsa sono andata a mettere soltanto la chirurgica e questo qui è stato il risultato. Se volete intensificare questo procedimento per eliminare più velocemente tutti i brufoletti, io vado una volta a settimana con tutta questa pulizia del viso, mentre invece tutte le sere vado ad applicarmi l'argilla soltanto sui brufoli. Mi raccomando, non sul tutto il viso perché l'argilla vi seccherà il viso, quindi voi dovete seccare soltanto i brufoli. Quindi se volete ripetere il procedimento soltanto con l'argilla tutte le sere, andate ad applicarlo soltanto sui brufoletti. Io adesso vado ad applicarlo un po' dappertutto perché questo trattamento l'ho fatto settimana scorsa. Ovviamente se andiamo sulla pelle della cliente ci aiutiamo con una spatolina di legno per prendere il prodotto dal vasetto. E poi io consiglio di applicarlo sempre con le mani. Consiglio sempre di applicarlo con le mani perché secondo me il pennellino è antigienico. Ecco, vedete, sono scesa fino a dove avevo dei brufoletti e adesso non ci resta che lasciare la maschera in posa per qualche minuto. Più o meno le maschere vanno lasciate in posa solitamente dai 10-15 minuti. Questa qui all'argilla ve ne accorgerete quando si secca perché comincerà appunto a diventare chiara. Vedete che si sta seccando e man mano appena mu vi muovete col viso sentite la pelle tirare. Quindi lasciamo in posa qualche minuto la maschera e ci vediamo tra pochissimo per poi andarla a rimuovere. Eccomi qua, ritornata finalmente. Guardate,
La maschera si è seccata tutta, non riesco praticamente a parlare, vedete come tira. E a questo punto con la spugnetta bagnata, per rimuovere bene bene tutta la maschera, con la spugnetta bagnata andiamo a premere, a tamponare sulla maschera e poi tiriamo via. Vedete come se ne viene facilmente? Bisogna bagnare la maschera in modo tale che verrà via in maniera molto semplice. Non fateci caso alle mie unghie, ragazze, ma tra domani e dopodomani andrò a fare le unghiette per il mio compleanno che avete scelto tra le storie di Instagram. Una volta che siamo sicure che è andata, che abbiamo rimosso tutta la maschera dal viso, cominciamo a tamponare con un asciugamano. Col viso asciutto andiamo a fare il nostro quarto step, ossia applicare il tonico. Quindi prendiamo un dischetto e andiamo a bagnare il dischetto con il nostro tonico. Andiamo ad applicare il tonico su tutto il viso. Questo tonico è super profumato, mi piace un sacco l'odore che ha. Ecco, andiamo ad applicarlo su tutto il viso. Aspettiamo qualche secondo che asciughi il tonico. Ultimo, quinto ed ultimo step, andiamo ad applicare la nostra crema idratante. Mi raccomando, prendete questa qui idratante e non nutriente, che veramente vi rende una pelle morbidissima. Ragazze, vi dicevo, questa crema ve la consiglio di applicarla veramente tutti i giorni, perché adesso vi leggo cosa c'è scritto dietro. Un giusto livello di idratazione e l'integrità del film idrolipidico cutaneo contribuiscono a mantenere giovane e tonica la pelle, anche in età matura. La composizione di questa soffice crema idratante contribuisce alla ricostruzione del fattore normale di idratazione cutanea, garantendo giusto equilibrio idrolipidico. Potete applicarla anche prima di andare poi successivamente con il trucco, in modo tale che avrete una maggiore protezione per il viso. E poi, ragazze, veramente provatela e fatemelo sapere, perché una volta che l'avrete provata non la lascerete più, perché veramente vi lascia una pelle super super morbida. Ecco qui, i miei brufoletti sono un pochettino più rossi perché ovviamente adesso siamo andati a trattarli, però vedrete che il giorno dopo aver fatto questo trattamento, anche dopo poche ore che avete fatto questa pulizia del viso, vi ritroverete, vi sentirete più che altro i brufoli già seccarsi. Quindi, se fate
fate questo trattamento una volta a settimana come faccio io, vi assicuro che riuscirete a risolvere con quest'acne dovuta alle mascherine. Ovviamente, ragazze, fino a quando non ci toglieremo le mascherine del tutto il problema non lo risolveremo. Però così facendo, utilizzando, facendo questo procedimento tutte le settimane, non arriviamo al punto che si accumulano i vecchi e i nuovi brufoli che poi escono ogni volta che indossiamo la mascherina e le andiamo subito a seccare. Quindi vi consiglio di farlo tutte le settimane. E se volete agire ancora di più, vi consiglio di applicare soltanto la maschera all'argilla tutte le sere solo sui brufoletti. Vi aiutate magari con un cotonfiocco e andate ad applicarlo soltanto sui brufoletti. Ok ragazze, il video è terminato, io spero che vi sia piaciuto, che vi sia stato utile e soprattutto aspetto vostre notizie per sapere come vi ci trovate con questo procedimento. Se avete altre richieste da farmi, scrivetemelo nei commenti o mi contattate in privato su Instagram e Facebook. Un bacione a tutte!